your chip faders, by cause you should have seen us. The figurehead was a whore in bed and a monster at my penis. The captain of this lager, he was a dirty bugger. He wasn't fit to shuffle shit from one place to another. Bring it in the rigging, bring it in the rigging, bring it in the rigging, it was fun for us to do. Captain's name was Morgan, by Christ he had a goblin. 10 times a day sweet tuned his bay on his fucking organ. The first mate's name was Cooper, by Christ he was a trooper. He jerked and jerked until he worked himself into a stupor. 105.8 di Radio Incontro Olimpia, e questo è Grida Forza Lazio. Ragazzi, chi sta ascoltando questa canzone dei Sex Pistols, Friggin' in the Riggin', e chi lo segue radiofonicamente, perché anche lui ha un suo format, al momento è fermo, ma vediamo poi, magari avrà già capito e avrà riconosciuto dalle note chi c'è qui in studio con noi. Sentiamo con immenso piacere e onore, ho tra le sue mani, tra le mie mani, il libro bellissimo, devo dire, bello. Buongiorno, nel colore, innanzitutto bello, Alessandro Nicoloso, buongiorno caro, ben gli amici e Iaculazio. E dai, quindi ti chiamo solo Iaculazio? Sì, sì, dai, almeno in questa frequenza, voglio dire, assolutamente. Se non lo faccio qui, la presentazione dopo devo farlo. Che una genialata quella Iaculazio, come ti è venuto? Ma proprio, guarda, c'era stata la finale Torino-Roma di Coppa Italia, e un Granata tirò fuori uno standardo scritto come godo, e da lì ho cominciato a lavorare. Poi insieme a un altro amico la parola orgasmo mi sembrava un po' troppo scorretta, parliamo insomma di 15 anni fa circa. E poi alla fine questo gioco di parole è nato, e quindi la fortuna anche di insomma di Coppa Italia Toro Roma è 93. Sì, sì. Quindi da lì, quindi già ci pensavo un po'. Da lì hai partorito. E poi dopo nel 99 lo standard debuttò il Lazio Milan 0-0 con gol di Vieri regolarissimo. Era a marzo, l'altro scudetto annullato, abbiamo perso, sì, sì. Quando quello era, ragazzi, uno scudetto rubato, quel gol visto e rivisto e rivisto. Sì, sì, sì. Altro che quello che poi ci annullano oggi. Però mai avrei pensato, insomma, che un giorno stavo in una radio laziale a presentare un libro. No, cioè, e che libro, ragazzi? Che libro? Innanzitutto io ti ringrazio per l'onore di essere qui davanti a questi microfoni e poterlo presentare, che è una cosa insomma che non... L'onore è il nostro, l'onore è il nostro. Ho finito l'Exodan insomma in macchina, ma un cocktail di Valeria. Perché questa è la tua sigla da sempre, Ale? Ma perché, vabbè, chi mi conosce musicalmente sa che amo le contaminazioni, e quindi ho contaminato anche la sigla, quindi c'è il famoso hashtag, come dice Cremonini, amiamo l'Inghilterra, quindi Sex Pistols, e da lì poi partita al punk fino ad arrivare poi ai Beatles e compagnia bella fino ad oggi. Però poi in realtà per noi biancocelesti, questo è anche il sabato a ballare, quindi sentire queste note mi fa piacere. Da 5 anni che alle Tube, insomma, il format, anche se momentaneamente fermo perché ero impegnato con il libro, pensare che gli ascoltatori sanno, pensano alla curva, ma pensano anche alle canzoni che poi trasmetto. Grande intenditore di musica è il nostro Alessandro. Beh, detto ragazzi, da te insomma vale doppio. Dai, ragazzi, se ci guardate siamo due, c'è una bancarella sulle dita, sì, pieni di anelli tutti e due. Peccato che è argento, perché non potevo far sbagliare niente insomma. Alessandro, come nasce l'idea del libro, questo Il sorriso è l'orgasmo dell'anima? E già qua come insomma Iaculazio, insomma, orgasmo, sempre alla fine. Ma nasce, guarda, per un caso, l'anno scorso leggevo il libro di Fausto Brizzi, regista poi di Notte prima degli esami, ve lo consiglio, 100 giorni di felicità, un libro dove si ride ma si piange anche è tantissimo, vero. E c'è stata una cosa che mi ha folgorato, perché nel libro lui lascia una pagina in bianco che io, come tutti quanti i lettori, ci si casca, perché si pensa che sia un errore di stampa, invece l'autore lascia questa pagina bianca dicendo: adesso prendi una matita e una penna, e non è un errore, ma riempi questa pagina bianca del libro che ti sei trovato davanti e scrivi le cose che nella vita hai sempre sognato, hai sempre voluto, per vedere se fino a quel momento ne valsa la pena insomma la tua vita. Questa cosa mi ha folgorato anche perché io ho compiuto 49 anni qualche settimana fa, quindi sono entrato nel 50° anno. Stranno te tocca, eh? Stranno tocca, quindi una riga, si fa una somma di quello che è stato fino adesso, tanti piccoli sogni, ringraziando me stesso, ma anche ringraziando la mia famiglia, ringraziando i miei amici, insomma, li ho realizzati, scrivere per anni sulla voce della Nord, e un microfono, una cuffia in testa, insomma, quindi l'orgoglio di fare quello che era un sogno, che era la radio. Mancava questo, e ho avuto la fortuna comunque di conservarmi sempre tutto nella vita, lettere d'amore non dati, lettere d'amore stracciate, racconti magari di un genitore perso un po' troppo precocemente, racconti di viaggi, di trasferte, di amicizie, di tatuaggi. Io lo definirei un libro di passione, insomma. E quindi... Ecco, infatti, che cosa racchiude? Che cosa c'è in questo libro? Perché poi è un viaggio in cosa? Ma un viaggio, io lo dico, non è un'autobiografia, anche se poi alla fine
racconto poi di me, però ho cercato di farlo in un modo molto... C'è anche la Lazio, quindi. C'è anche la Lazio, insomma, ci sono vari capitoli, ecco, ad esempio il calcio è nel capitolo Prigionieri di una fede, dove racconto, ad esempio, la prima volta allo stadio con mio padre, racconto il giorno dello scudetto del 74, che avevo 7 anni e mezzo, racconto con un mio carissimo amico, che saluto anche Enrico, nonché anche sponsor del libro, racconto una bellissima domenica a Superga per un anniversario, insomma, dell'Aereo del Toro, e quindi c'è anche calcio, ma poi ci sono ad esempio il capitolo Ovunque tu vada vacci con il cuore, che parlo dei viaggi e quindi racconto anche di città a me care, e grandi racconti su momenti emotivi, possono essere il Natale, possono essere i tatuaggi, e poi soprattutto tanto amore, sia l'amore quello per una donna, quello per una passione, ma anche quello per la propria famiglia, per gli amici, insomma. C'è un po' di tutto. Quanto ci hai messo a mettere tutto insieme, a fare questo libro, ad averlo tra le mani poi? 30 anni. No, per scherzo, no, ci ho messo un anno. Ho cominciato, erano le feste di Natale dell'anno scorso e niente, avevo preso questa decisione, diciamo un annetto circa, dai. È stata una cosa tua o qualcuno ti ha spinto a fare un libro, a mettere insieme? Beh, devo dire... un po' tutti gli amici anche su Facebook comunque aiuta, spesso viene demonizzato il social network, invece io lo vedo è come un mezzo, un po' come io sono sempre stato contrario ai pregiudizi, se no facciamo la figura che facevano i nostri nonni quando arrivavano negli anni 70 la televisione a colori, che ci dicevano no, fa male agli occhi, c'è sempre questa paura della novità. Io il social network l'ho sempre ammirato, apprezzato, utilizzato già dai tempi di MySpace, e quindi mi ha sempre affascinato. Dipende dall'uso che se ne fa. Bravo. Devo dire che comunque la possibilità di scrivere delle righe la sera magari come sfogo e buttarle lì e vedere anche un mi piace semplicemente, o anche magari qualcuno che ti dice belle queste cose che scrivi, insomma, un po' di input è stato. Insomma. O magari anche una critica costruttiva, perché quando sono costruttive le critiche. Sì, 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 assolutamente, anche perché veramente diventa come un lettino dello psicologo, perché almeno, ecco, in questo anno in cui l'ho realizzato, nel raccogliere tutto quello che avevo conservato veramente in 30 anni e tutto quello che ho scritto poi in questo per legare un po' tutti i vari capitoli, e devo dire che è stato un po', insomma, anche un guardarsi dentro, e è stato un grosso aiuto. Andremo a dare un'occhiata magari ai vari capitoli, magari ci porti te un estratto di... Beh, magari visto la sede, visto la frequenza, insomma, di che colore è, ne sono doppiamente orgoglioso e ti ringrazio ancora. Beh, magari qualcosina di Lazio, insomma, mi farebbe piacere, anche perché sono piccoli capitoli, insomma. Allora, tu prendi il capitolo, quello nostro, ci leggerai te un estratto, quindi dalla tua voce. Allora, hai una base magari che vuoi, sulla quale vuoi... Beh, quel live che gli ho portato, che dici? Io lo metterei a questo punto. Fabio, possiamo mettere la base magari che ci ha portato proprio Alessandro? Dico, Fabio, possiamo usare il live che ci ha portato Alessandro in questo momento? Grazie, caro. Così ci leggi proprio te un estratto da un capitolo. Un live del contaminato però, eh? Anche questo? Beh. Che live è? Beh, io la ritengo tra le 5 canzoni più belle al mondo, My Way di Frank Sinatra. Che poi la scrisse Polanca, tu lo sai, no? Cantata poi da Frank Sinatra e da tutti, Elvis. Io direi che però se la portavo da Sinatra era scontato, poi non sarei alle Tube a questo punto. Certo, quindi, allora, non mi dica il gruppo rock. No. No. Okay. Beh, lì sarebbe stato ancora più basso. No, io direi da quel folletto geniale, di quelli che dicevano dopo i Take That che non avrebbe fatto niente lui, parliamo di Robbie Williams. Un genio vero, ragazzi. Mamma mia, che spettacolo. Siamo ai livelli di Elton John. Sì, lì, sì, sì, lui. Sì, sì. Un genio vero. Ce l'abbiamo, Fabio? Grande, vai. Stevie. You guessed it, folks. SS Lazio. Beh, penso ai miei idoli, Giorgione, Paoletto, Mancio. E forse solo adesso capisco perché ti favo per Scarface, per il Libanese, per Eisenberg. Passioni scorrette. Era il 12 maggio del 74. E passeggiavo con i miei dentro Villa Lazzaroni sull'Appia. Dovevo ancora compiere 8 anni. Eppure i fotogrammi di quella giornata rimarranno per sempre dentro di me. Immagini scolorite di un bianco e nero che sa molto di più dei colori finti di adesso. Ricordi sbiaditi, ma che hanno segnato per sempre la mia vita. Uno su tutti, già dalle prime ore della mattina volevo la bandiera nuova. Naturalmente la mia ingenuità da bambino mi portava a volere quella con lo scudetto, visto ormai la quasi certa vittoria. Ed è che assalivo i miei genitori tra il verde del parco. Ma lì capì per sempre il nostro DNA. Mio padre in modo severo mi ordinò che prima si vinceva lo scudetto e poi mi avrebbe comprato la bandiera col tricolore. Quel giorno non solo diventai campione d'Italia, ma ancor più laziale.
pronto a sognare ma con umiltà, pronto a lottare contro tutti e tutto, ma con spavalderia e signorilità. Per questo grazie ancora papà, per quella bandiera comprata dopo. And saw it through without exemption. In questo breve capitolo di Alessandro c'è il laziale. Ale, io guarda, mi ha dato i brividi. La mia non è congiuntivita. Ha le lacrime agli occhi, Alessandro. Devo dire, momento bellissimo, perché mi hai aiutato a far capire quello che io in questi giorni mi sono sperticato nel ricordare, nel dire: questo è il laziale. Il laziale è quello che ha sempre parlato dopo. Non abbiamo mai parlato prima. Io ho sentito gente quest'anno, dopo tre giornate, parlare di Scudetto. Beh, perché sennò poi il fenomeno di romanistizzazione poi viene prende il sopravvento. E secondo me qualcuno ci sta cadendo. Purtroppo tanti ci stanno cadendo. Ecco. Però che guarda, io ne faccio anche un discorso. Ma tu sei dell'Alberone? Cinecittà, Tuscolano. Ah, perché Villa Lazzaroni è casa mia, sono dell'Alberone, proprio lì. Ma guarda, veramente 7 anni e mezzo, ma ho dei flash. Ma addirittura, cioè, mio padre, buonanima, insomma, lavorava nell'esercito, era maresciallo dell'esercito. Per lui addirittura era un sacrilegio mettere il tricolore come bandiera della nazionale, perché per lui era la bandiera dello Stato, quindi addirittura questi concetti. Quindi io da bambino avevo la bandiera azzurra con lo scudetto in mezzo, quindi... Pensate. Io dico, queste cose sembrano magari banali, oppure invece sembrano fin troppo importanti, non lo so, secondo da che punto di vista si guardano. Però sono quelle piccole cose, un po' come le ricette della nonna. Cioè io penso sempre che alcune ricette, proprio mangerecce, se le perdiamo di vista e se non c'è una grande azienda che le continua a produrre, se poi uno non le cucina, le nuove generazioni non ne vengono a conoscenza. La stessa cosa è queste piccole cose. Io poi sinceramente ne faccio anche un discorso personale di orgoglio. Nel senso, io sono scorpione, sono permaloso, sono egocentrico, vendicativo. Quindi io non è che non sbaglio, cioè io non sbaglio mai, non perché sono bravo, ma perché faccio in modo di evitare di sbagliare. Quindi perché sputtanarmi e parlare prima? Non lo farei mai a questo punto, lo lascio agli altri. Come in questi giorni, scommetto che tu, come me, come altri che la pensano come noi, non hai assolutamente dato fastidio, tra virgolette, ai romanisti per quel 6-1. Io me ne so ben guardato. Ma un pochino su Facebook. Però poi devo dire che anche su Facebook, insomma, i miei amici, quelli storici, quelli cari, insomma, dell'altra sponda del Tevere, c'è una sorta di patto di non belligeranza. Certo. Io non dico niente a loro, non dico niente a me. Però poi il link è comico. Però ecco, poi domani la presentazione, insomma, ci saranno tanti amici. Dove sarete domani per presentare il libro? Beh, se posso dirlo, è un punto molto molto semplice, sulla Tuscolana, in un pub, al punto, un Irish pub, il punto, via Curzio Liufo 23, e staremo lì dal pomeriggio, dalle 4 in poi, io starò lì. Mi viene da ridere a dire che filmerò i libri, cioè è una cosa che non allucinante. Come io le prime volte facevo le foto con qualcuno, ma vuoi venire una foto? Perché vuoi? Sì, fare? Sì, quindi, però è importante. Però invece, vabbè, insomma, quindi questo... chi vuol venire domani, insomma, c'è questa occasione, il pomeriggio lo passiamo insieme, quindi qualche pinta di birra si consumerà. Senti, visto che qualche pinta, direttore, visto, mi piace troppo, c'è un altro capito, un'altra parte che magari non è Lazio, per far capire agli amici quanta, qui c'è tutta la vita di Alessandro, ragazzi, vi dico, è proprio bello, bello, bello. Come poi magari avremo anche altri amici che verranno. Vai, vai. Questo è un po' più lungo, ma ce la facciamo. A questo prima punto, di cioè, a Radio Incontro Olimpia, abbiamo parlato del Lazio perché stiamo appunto nel mondo Lazio. E a questo punto parliamo anche di un'altra mia passione. Beh, un'altra mia passione, chi mi conosce, è questa cuffia in testa e questo microfono davanti, e quindi FM e soldatini. Gli anni 70 stavano finendo, la disco music ci faceva ballare, mentre i cantautori ci facevano pensare. Tutto era cambiato musicalmente. Quei quattro ragazzi di Liverpool avevano per sempre segnato la storia e quella futura. I graffi sui 45 giri di mamma facevano scopa con quelli sulle ginocchia. Sinceramente io preferivo i primi. Ma se uno nasce nello stesso anno in cui in Inghilterra nascono i Radio Pirata, ci sarà un motivo. Intorno a me pochi giocattoli, quelli che si potevano, forse per questo erano meravigliosi. Il pallone per quell'infinito campionato nella strada privata, Big Jim, eterno corteggiatore della Barbie di mia sorella, Billy e Tappi che giravano gran premi, e l'Italia in rosa e soldatini a difesa dell'isola che non c'è. Ma il gioco principale era ciò che stava cambiando l'Italia, la radio. A 10 anni solo uno psicopatico sognatore può giocare a fare la radio. Prendevo il tavolo dal soggiorno, lo tiravo verso di me ed incastrandomi all'angolo mi ritrovavo in una sorta di console e cominciavo ad irradiare. Sì, facevo questo a 10 anni. Lo studio era quel tavolo sul quale avevo finito da pochi compiti. Un giradischi Lesa suonava i 45 giri e un mangianastri in radio suonava le cassettine. L'audience era immobile e attento, tranne mia madre che in cucina casalingava.
Il resto degli ascoltatori erano i miei soldatini con qualche orsacchiotto a fare da security in una sorta di Toy Story a Cinecittà. Mi ricordo ancora la prima hit trasmessa, Bella da morire degli Homo Sapiens, usciti appena vittoriosi da Sanremo 77. Ma ben presto Ti amo di Umberto Tozzi sarebbe diventato non solo un tormentone, ma anche una prima voglia di dichiararsi verso quel meraviglioso mondo femminile. Forse avevo già capito il fascino del DJ. Era un gioco e forse ancora adesso lo vivo come un gioco. Metto la cuffia in testa, il regista apre il microfono, la base si abbassa leggermente e la mia voce parte. Cazzo, sono in onda. Proprio come quando ad ascoltarmi c'erano soltanto mia madre e i miei soldatini. Se il sorriso è l'orgasmo dell'anima, tutto ciò sono i suoi preliminari. When I bit off more than I could chew. Meraviglioso. Ale, guarda, ogni volta che leggiamo vengono i brividi. Beh, devo dire che abbiamo investito qualcosina sul libro, ma abbiamo risparmiato di lampade perché siamo tutti e due. Che bello, guarda, mi dai un'emozione unica. Grazie. C'è un cuore immenso in tutto questo. Anche la copertina, anche se stiamo in radio lo raccontiamo, insomma, è questo un cuore. È un tuo segnale, è un tatuaggio. È un mio tatuaggio, sì. Che è cosa cuore, rappresenta? Ma è un cuore anatomico, poi non disegnato normalmente, ma fatto proprio a livello di medicina. Dentro c'è una sedia solitaria, perché poi alla fine nasciamo e moriamo soli. Però poi, come vedi, c'è una piccola lampadina accesa, sì. Perché poi alla fine tutti quanti abbiamo voglia e necessità di illuminare la nostra solitudine. Quindi sto a far poeta stasera, oggi. Find it all. Quanto mi piace Alessandro. Ale, se, vabbè. No, io te vorrei tutti i giorni, perché così, vabbè, guarda, dai, ragazzi, poi con l'anno nuovo, dai, poi ne parliamo. Bello, bello, ma bravo, perché poi è il modo di fare radio che piace a me, il modo di scrivere che piace a me, diretto. C'è tanta sofferenza comunque, lo vogliamo dire comunque. Si perché l'altro giorno un ragazzo ha letto qualche riga che ho pubblicato su Facebook anche prima, ha fatto che bello, ha fatto sì, però chi sente musica, chi legge qualsiasi cosa, più le cose sono belle e più sofferenza c'è dietro. È vero. Però io ringrazio anche questa sofferenza, se poi il risultato è stato questo, quindi sono contento assolutamente. E magari la sofferenza più grande è stata proprio la mancanza di un genitore. Sì. A quanti anni è mancato? Io ho 23 anni, quindi lui, insomma. Avevate un rapporto? Beh, sì, insomma, laziale. Anche lì poi credo anche alle magie del DNA che racconto là. Mio padre nell'esercito in realtà portava una divisa, ma in realtà si occupava delle trasmissioni, quindi lui, insomma, aveva la cuffia in testa per lavoro, era innamorato del DCB, dei radioamatori, che erano gli antisegnali, insomma, delle radio private. Quindi io penso sempre che quello che siamo è quel codice genetico che ci lasciano i nostri genitori, assolutamente. Devo dire, sono proprio onorato e felice oggi di averti qua. No, è reciproco, perché è un derby me d'emozione, guarda, credimi. Quando me l'hai proposto, poi è stato bello perché lo possiamo raccontare, insomma, è nato chiacchierando, insomma, in chat e mi hai su chiesto Facebook, questa ragazzi. Cosa. Sì, tranquillamente, su Messenger ci siamo scritti e mi ha colpito il fatto che tu avevi già percepito, insomma, che comunque era un libro che nasceva da Iaculazio, insomma, come brand che tira sicuramente, però in realtà gli orgasmi erano un po' dell'anima e un po' di tutto quello che ruota intorno alle passioni, sostanzialmente. Ma questa è una tua foto sul retro? Lo diciamo per il pubblico femminile? Sì? Sì, sono io. Davvero? Ho tagliato la testa perché non so fotogenico. C'è tutti questi tatuaggi, Ale? Sta impicciando. Come dice un mio amico, c'è più tatuaggi che anni. Sono tantissimi. Ragazzi, tu l'hai visto, non visto Educazione Siberiana. Lo sai che ancora mi manca? Ho letto qualcosa, qualche trefetto del libro? Devo recuperare. Perché questo... Sì, si può leggere la tua vita attraverso i tatuaggi. Assolutamente. Ogni tatuaggio. Beh, poi c'è il capitolo che si chiama Sangue Blu, dove ci sono tanti piccoli capitoli, a sua volta piccoli capitoli che parlano di tatuaggi. Oh, vedi? Ma non facciamo tempo, porca miseria. Vabbè, tocca rivederci allora. Bravo, bravo. E io vorrei leggere anche. Mi leggi la frase che sta proprio sotto la tua foto. È la foto di adesso questa, con tutti i tatuaggi? Sì, sì, è aggiornata all'ultimo tatuaggio. Perché le foto di oggi sono aggiornarle, capito? È come le prese nel tempo. Aspetta che la ritiriamo su, la riprepariamo la base, perché su questa e su questa meravigliosa frase io intanto saluto Alessandro. Ti ringrazio e saluto tutti gli ascoltatori veramente di Radio Incontro. No, sono io che ringrazio te, perché a me, quando ho amici, in questo caso amici, che mi portano emozioni, è quello che ci manca tutti i giorni poi, Ale. Perché oramai qualcuno pensa che le emozioni siano finite, che il cuore non però... c'è più e noi... Questo microfono e la cuffia danno ancora emozione, perché la radio secondo me è il mezzo più assoluto che c'è, che esiste, guarda. Un conto è parlare da un microfono e un conto è fare la radio e dare emozioni, e
Sì. Non so, però il pensiero che in questo momento ci sono persone in macchina oppure nei negozi, è bello. Anzi, saluto Francesca. Che sta in macchina o al negozio? Al negozio, tra un po' stanco. Beh, è la tua compagna? Assolutamente, sì. Beh, devo dire, Francesca, hai scelto un grande uomo. Sarà diventata Viola un anche grande lei, cuore, quindi. Un grande cuore. Io poi ne parliamo sempre col professor Laporta. Mi fa piacere se una volta vieni quando c'è anche il professore. Volentieri. E quando parliamo di anima, e come tu hai su questo tatuaggio, pensa, il professore, iniziavamo le trasmissioni di Anima su Rai Notte al buio e lui accendeva un cerino ad un certo punto, perché per dimostrare a tutti che anche nelle tenebre più nere, nel momento più nero della nostra vita, quando il male sembra avanzare, basta quella luce di un cerino, che è la luce della nostra anima, e le tenebre comunque arretrano. Io ringrazio Fabio Onorati in regia, grazie di cuore Fabio, grazie a Chicco Pedone, grande accanto grazie a me. Grazie a te Francesco, a domani. Grazie a Guido Paglia, Gianluca Cherubini, al presidente Corsi, ad Alessandro Nicoloso. Come dico sempre, se vi è piaciuto raccontate ai vostri amici, se no fatevi gli affaracci vostri. Occhio alla penna, vi lasciamo in compagnia del direttore Marco Fabriani e dei suoi grandissimi ospiti, ma oggi vi lascio sulle note di My Way, del grande in questo caso Robin Williams, ma stavo dicendo Frank Sinatra, e sulla frase ultima di Alessandro, che ringrazio di cuore ancora. Il suo libro, dove si trova poi il libro, a parte in questi incontri? Allora, domani la presentazione, ripeto, al punto a via Curso Lui, Faccine Città, poi lo vedete su Facebook, poi c'è la mail sorriso orgasmo anima tutto attaccato @gmail.com per ordinarlo, e vi sarà recapitato con dedica, lo sto curando io perché anche per posta voglio tutti quanti con la dedica. Grande. E poi su Facebook mi ricordo altri incontri, poi mi auguro, perché no, col 2016 forse potrebbe andare a finire anche in libreria, vedremo come va. Te lo auguro di cuore, Ale. Grazie. Condividi sulla mia pagina in questi giorni. Assolutamente. Quindi potete trovarlo anche sulla mia pagina, dove poter prendere il libro di Alessandro, che merita davvero di essere sui vostri scaffali. Prima leggerlo, poi sugli scaffali. Chiudiamo proprio con la tua frase che chiude il libro, è proprio nella copertina, sul retro della copertina, sotto la tua foto piena di tatuaggi. Sentite come Alessandro chiude, e noi chiudiamo così oggi. E ciò che non sarà sulle pagine lo conserverò sulla pelle. I've laughed and cried, I have my share, my fill of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, everybody! Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. We'll be right back.
Questa è La Lazio Siamo Noi.